passo alla relazione di Filippo Invesi, che si incentra sull'antropologia della morte. Non sapevo che tu passi in questi contesti socioculturali e conseguiti in funerali in due punti d'Italia di Barcellona, posto di Porto. Grazie, buonasera a tutti. Lo studio degli ambienti funerari delle chiese è rivelato negli ultimi 10 anni fondamentale per comprendere l'antropologia della morte, le antiche pratiche funerarie e la gestione degli spazi sotterranei. Nel territorio di Barcellona, posto di Porto, che è di Messina, sono visibili e fruibili pochi ambienti funerari rispetto a quelli che le fonti e le memorie hanno descritto nel passato. Le vedete tre di queste immagini, si tratta del quotidiano per sacerdoti a sinistra, che caratterizza la chiesa di San Vito, un altro quotidiano a destra in alto che è presente nell'unica navata della chiesa del Purgatorio, e un ossario che caratterizza la chiesa dei Cappuccini. Si tratta di tre siti ottocenteschi. Patrimonio sepolto a Barcellona è stato da poco arricchito grazie all'invenimento e alla successiva funzione di due grandi quinti o utilitari che sono stati rinvenuti all'interno della chiesa dedicata a Santa Maria dell'Immacolata Concezione. Questa piccola chiesetta, chiamata unica che vedete nell'immagine, fu fondata grazie a un beneficio economico per la messa che fu stabilito nel 1750 dal sacerdote Cristoforo Mannucci. I contratti di Maria Vergine Immacolata, fortificati da questa donazione, realizzano la loro piccola chiesetta nel quartiere dell'Osero Xaio di Barcellona, oggi quartiere Immacolata di Barcellona Pozzo di Porto. L'indagine che ha portato all'intendimento di due grandi cripte all'interno di questa chiesa sono state avviate nel 2008, quando la confraterna che gestisce da oltre due secoli e mezzo questo luogo di culto manifestò la volontà di ottenere indagini sulle strutture sepolte che potevano avere un tempo caratterizzato la struttura. Nell'unica navata della chiesa, come potete vedere da queste immagini, nel 2008 non erano visibili informazioni su siti sepolti, nessuna lapide, nessuna botola, nessun elemento consentiva di poter ricavare informazioni su siti sepolti che un tempo, come sapete, caratterizzavano tutte le chiese, soprattutto questa che era posta a servizio di un intero quartiere. Inoltre, una iscrizione affissa nella sacrestia riferiva che un certo Sebastiano Fogazzotto aveva alimentato a poche spese la chiesa dell'Immacolata nel 1940, ben 27 anni dopo la realizzazione del cimitero comunale di Barcellona Pozzo di Porto, che, come sapete, come avviene dappertutto, anche seppur con molto ritardo rispetto ai decreti napoleonici, fece cessare l'usanza antigenica dei seppelli dei defunti nelle strutture mortuarie. Quindi nel 2008 nessuna informazione era possibile ricavare su strutture sepolte, su siti che potevano avere interessato questa struttura. Le analisi dei documenti, però, al contrario, riferivano, soprattutto nel XIX secolo, la presenza di centinaia di inumazioni che erano state effettuate all'interno di queste chiese. Vedete alcuni estratti di queste immagini dei libri mortuori, registri funerari, che ovviamente per questa chiesa registravano tutti gli inumati. Inoltre, sempre nel 2008, avevo rinvenuto un testamento di un certo Domenico Rappazzo, il quale disponeva che il suo corpo, dopo la morte, doveva essere prima esposto e poi sepolto nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Barcellona. Vedete il passaggio del testamento in alto a destra. Le informazioni ovviamente che facevano fornivano i documenti dicevano al contrario che praticamente in questa chiesa dovevano essere presenti qualche luogo di culto e qualche luogo funerario che dovevano essere stati sepolti questi defunti, non con la volontà di esporre, quindi di seppellire il cadavere di questo testatore. Appariva un chiaro riferimento all'antica questa sede della cripta. L'ipotesi che i siti funerari descritti nei documenti dovessero essere stati demoliti o interrati nel 1904, durante la realizzazione del cimitero, o anche subito dopo la realizzazione del cimitero comunale, si faceva una mozione di porta, aveva comportato l'esecuzione di indagini geografiche, vedete un estratto di queste indagini in queste immagini, volte a individuare cavità o strutture sepolte all'interno della chiesa. Le indagini sono state eseguite dalla ormai ex società di Diagnosis di Catania. Le prospezioni geografiche avevano portato a ipotizzare sotto
pavimento l'esistenza di due grandi setti segnati in alto con le retine blu che camminavano parallelamente alle murature longitudinali della chiesa. Questi due grandi setti a loro volta perimetravano una prolungata cavità semotica segnata con le frecce in rosso che caratterizzava l'intera navata della chiesa. Le sezioni larghe, che vedete due al centro dell'immagine, tutto quella posta a destra, inoltre consentono di ipotizzare che questa prolungata cavità sepolta poteva essere invece identificata con due distinte strutture ipocieliche separate da una fascia che interrompeva l'oscillazione della parte centrale della chiesa. Quindi le indagini giurate del documento, al contrario di quanto era visibile, indicavano l'antica presenza di luogo sotterraneo per la sepoltura dei defunti e inoltre orientava verso la loro recuperabilità. Qualche mese dopo le indagini peggiorate, con un intervento che dato dalla confraternita volto a sostituire il pavimento della chiesetta, era stato possibile verificare le informazioni che il georata e il documento erano per sostenere le ipotesi, anche che erano per sostenere la sportazione del pavimento, aveva così consentito di rinvenire due grandi tipi di utilizzare che vedete in queste immagini, caratterizzate entrambe da 26 sedili con la corona. In un altro le due cripte che presenta anche un altro, come vedete in basso a destra nell'immagine. Le due cripte coprono quasi interamente tutto lo spazio sepolto della navata di questa chiesa. Queste due cripte, come vedete con maggiore dettaglio in queste immagini, presentano allo stesso modo due scale di accesso in pietra e due ossari a pavimento. I due dettagli sono stati subito isolati per il rinvenimento dalla chiesa, auspicando il loro recupero futuro per fini turistici e didattici. Molti anni dopo il rinvenimento, nel biennio 2017-2018, sono stati avviati alcuni lavori semplicemente per consentire la fruizione di queste due strutture. In queste immagini vedete già i lavori completati. Con un primo stato sono stati recuperati reperti ossei storici antropologici che erano esattamente sono stati inseriti all'interno di tele e casse degli stessi concerti. Il recupero dei reperti umani ha permesso di attestare l'uso all'interno di queste due cripte di una particolare procedura funeraria detta doppia sepoltura, con la quale si accompagnavano visivamente i defunti nel loro viaggio verso l'eternità. Dopo la morte, il cadavere era esposto seduto all'interno delle reliquie che vedete in queste immagini, e con un procedimento che poteva avere un arco di tempo molto variabile, dipendeva dall'età della morte, dalle caratteristiche del defunto, ma comunque temporalmente poteva avere un arco cronologico compreso tra alcuni mesi ma anche più di un anno. Il corpo, dopo essersi putrefatto, tendeva a scheletrizzarsi. A scheletrizzazione avvenuta, il testo del defunto era estratto dai resti, l'altra parte del corpo veniva asportata e inserita nell'ossario, così che erano fonte per altre esposizioni. Il testo, simbolo di eternità nella cultura cristiana, veniva portato spesso anche dai familiari o anche esibito all'interno delle stesse cripte con un cartellino che indicava l'originalità del defunto. Alcuni testi sono stati proprio ritrovati su un mezzo che caratterizza una di queste cripte. I lavori effettuati all'interno dei pubblicitari hanno anche consentito di riscoprire il sistema di istruzione dei cubi di cadaverici che avveniva attraverso dei vasi in terracotta, incassati nei sedili polidati con la colonna, vedete uno in basso a destra, che erano collegati a dei fori muniti di tappi posti a vedere le cripte. Attraverso quei fori i liquidi cadaverici colavano in basso cubi da terreno. I lavori hanno inoltre permesso di recuperare 47 reperti antropologici più o meno consistenti, che consentono anche di fornire informazioni su aspetti minerari del nostro passato. Sono state recuperate un principale modo, numerose parti di calzature, che vedete alcune di queste immagini, a sinistra la calzatura di un bambino, a destra la scarpa di un adulto, devono essere ovviamente ancora restaurate, e ancora sono state recuperate numerose parti di calzature, tacchi di scarpe, vedete due in basso a destra, e addirittura anche le calzature di un bambino con all'interno del zio. Infine, per quanto riguarda questo tipo di ripeto, numerose sono le scarpe, un cuore, ne vedete alcune in queste immagini. Ora, analizzando le calzature, le dimensioni delle calzature più piccole che sono state rinvenute all'interno delle cripte, è possibile con buona prossima
sapete che durante la crescita ovviamente il piede tende a ingrandire e quindi utilizzando dei comuni e diffusi dimensionamenti che attribuiscono età comprese tra 14 mesi e 4 anni alla misura del piede lungo contenute tra 11,7 e 15,7 cm, è stato possibile attestare all'interno della vita, in base alle creste recuperate, la presenza di 7 bambini, di cui aventi 5 età comprese tra meno di 14 mesi e 2 anni e 2 aventi fra 3 e 4 anni. I reperti sottoposti a questo tipo di indagini erano posti in strati finali superiori, quindi nella propriamente gestione quasi finale delle reperti. Utilizzando i libri mortuorum della Chiesa, gli ultimi libri mortuorum, è stato possibile ritrovare, guarda caso, per gli ultimi 2 anni, 7 bambini aventi le caratteristiche cellulari. Sono 7. Trovate i loro nomi all'interno di questa tabella e poi potete anche trovare all'interno dei dati con tutte le informazioni storiche e i documenti affidati. I libri mortuorum della Chiesa, cioè questi registri in cui venivano segnati tutti i sepolti che furono inumati, si interrompe per quanto riguarda questa chiesa nel 1873, 4 anni prima della realizzazione del cimitero comunale. I libri continuano a essere a registrare sepolture in altre chiese del Barcellonese, ma non più in questa chiesa. E quindi, utilizzando gli ultimi libri mortuorum e avendo ritrovato anche questi collegamenti, 7 nomi ricercati, viene confermato l'abbandono funzionale delle cripte dopo il 1873, a cui ovviamente si collegano questi reperti sui bambini che ho prima menzionato, cioè 4 anni prima della realizzazione del cimitero comunale. All'interno delle vittime poi sono stati anche recuperati 5 serrature di barra, le vedete all'interno di queste immagini. Sono ottocentesche, che sono molto semplici, perché sono caratterizzate da un asta di più o meno variabile lunghezza, che è azionata da una chiave, che ovviamente consentiva l'apertura o la chiusura delle barre. Le barre erano tutte molto semplici, prive di modanature con dei corpi, semplici travole tra loro collegate. E alle barre erano anche collegate delle, anche se semplici, ma anche in ferro, caratterizzate da due tracce che erano fissate sul legno. Addirittura una barra aveva anche un piede a forma di riga in letto, come vedete in basso a destra. Ovviamente queste presenze all'interno delle cripte consentono anche di apprendere quali erano, diciamo, le caratteristiche di quelle che erano sul tempo, un po' le pompe funebri, le agenzie funebri, un tempo, il cadavere, ovviamente, il procedimento indiretto e intuitivo, veniva prelevato nel luogo del decesso attraverso le casse, trasferito all'interno della cripta, la cassa veniva aperta non addetto con la chiave, il defunto era sepolto all'interno delle nicchie, la cassa poteva essere utilizzata per altri trasporti cadaverici. All'interno delle cripte sono stati anche recuperati significativi brandelli di valori funerari, tra cui ad esempio segnalo, vedete qualcuno in queste immagini, anche la fede del cuscino di una barra che è inserito indicando una freccia bianca a sinistra. E ancora due piccole luci della Roma, tutti gli aperti che avete visto sono molto semplici, privi di peculiarità e sono veramente essenziali. Tutto ciò ovviamente rimane, almeno per quanto riguarda la fase finale del viso delle clip, che sono state recuperate in strade finali, a un basso centro sociale delle porte e dei sepolti e soprattutto alla volontà di esempio funerario essenziale. Non c'è niente di particolarmente di. Ovviamente il recupero di questi reperti, cambiamo argomento perché capisco che è un po' truce oggi, ma comune un tempo, il recupero di questi reperti in giro ha generato delle indagini storiche dettagliate, volte a censire tutte le sepolture che furono effettuate in questa chiesetta utilizzando i libri mortuorum che sono oggi custoditi nell'arcipelago di San Sebastiano di Pace con la Pozzo di Corte. Lo spoglio integrale dei libri mortuorum ha permesso di censire per un lungo arco temporale dal 1819 fino al 1872 la presenza all'interno di questa chiesa di ben 980 sepolture, trovate inserite in questa tabella, in questi elenchi, i sepolti arroverati che sono stati registrati nella chiesa. I sepolti di cui non forniscono anche le età di morte dei defunti, quindi è stato anche possibile catalogare per fasce di età i vari defunti. Trovate queste ultime informazioni della tabella adesso, che ovviamente sono state inserite all'interno degli anni. Ora, analizziamo nel dettaglio queste due tabelle,
inserisce nella fascia di morte, compresa tra pochi anni di vita e 12 anni, la presenza all'interno di questa chiesa di 492 sepolture di bambini aventi, ripeto, un'età compresa tra pochi anni di vita e 12 anni. Questi 492 bambini rappresentano oltre il 50% di tutti gli individui 980 che furono sepolti nella chiesa. Un'altra fascia con un numero considerevole di deceduti, 242, fu quella compresa tra 51 e 80 anni, si vedeva parecchio. Le registrazioni inoltre rivelano la presenza di 58 individui aventi nel momento della loro morte, età compresa tra 81 e 98 anni. I libri molto furono attestati, trovando nei gatti tutte le informazioni, come documenti, dicevo, un contributo abbastanza corposo, dicevo, i libri molto furono attestavano infine, come avete capito, un alto tasso di mortalità infantile che raggiunse il picco nel 1830 con 37 sepolte all'interno di questa chiesa, tutti i bambini, hanno in cui si verificò un'epidemia di vaiolo. E no, questa tendenza a seppellire i bambini della chiesa per promuovere la probabilità dipendeva dalla volontà di affidare i piccoli defunti alla legge immacolata, che ovviamente il titolare dell'altare principale è anche la stessa chiesa. I libri morti forniscono anche i nomi e i cognomi dei defunti. E quindi i cognomi più diffusi presenti all'interno, da presenti ovviamente che presentavano i sepolti, erano Alipò, Lamotta, Genovese e Rovere. Questi cognomi sono oggi presenti, ancora oggi, nel territorio di Bacino Marazzo di Volta. I nomi più diffusi invece erano Antonino, Carmela, Francesco, Giovanni, Giuseppe e Maria. I nomi più diffusi richiamano culti e santi che, soprattutto dal XVIII e XIX secolo, e ovviamente a cui si riferiscono i registi, erano molto venerati nelle chiese di Bacino Marazzo di Volta. Molti dei nomi erano anche dei nomi particolari o caduti di Gesù, tra cui segnalo Aiuto, Artimeo, il defunto si chiamava Artimeo, Didaco, Giaconella, Maruzza, Pasqua, Nazarena, Ninfa e via dicendo. I libri mortuori erano anche dei veri e propri giornali del tempo, perché mettevano in evidenza, collegando alle mie registrazioni, alcune particolari vicende o storie di antichi abitanti dell'area. Ne segnalano tanti, ne scelti alcuni, e adesso illustro pochi rispetto ai tanti che troverete all'interno della pubblicazione. Tra le tante vicende segnalano quella del certo Saverio Lupo, che morì nel 1857 nella casa di un barone. Era stato ovviamente una persona importante di riferimento per un barone, appunto deve essere inserita nei libri mortuori. Non è facile avere questo privilegio. Ancora si segnala il caso del certo Giuseppe Giuffè, morto in piazza, probabilmente un malore, il caso di un bambino di 10 anni, Rosario Scarpaci, che morì nel 1870 in una cisterna, e poi abbiamo altri due deceduti, uno era morto in carcere, uno è stato ucciso. Infine segnalo un caso molto particolare, quello di Francesco Rodella, che morì nel 1866 a 66 anni, dopo aver avuto per 3 mogli, record assoluto al massimo di altri defunti, ne abbiamo avuto in 2, voi troverete anche queste indicazioni all'interno dei dati. I libri mortuori ancora forniscono le caratteristiche sociali dei deceduti, oltre ovviamente ai bambini. E quindi, ovviamente, erano presenti all'interno di queste gruppe 151 magister. Sapete che il titolo di magister era ovviamente riferito all'esperto delle varie arti, maestro filatore, maestro falegname. E ancora all'interno della chiesa furono sepolti due abbati, una marchesa, un dottore e 5 sacerdoti. Le rimanenti sepolture, oltre quelle dei bambini, riguardano individui che non avevano alcun titolo, quindi ovviamente basso ceto sociale, che tra l'altro è anche testimoniato dai reperti antropologici che avete visto, che sono stati recuperati nelle cripte. Inoltre, i libri mortuori registrarono pure 8 individui morti tra 90 e 100 anni, 4 maschi e 4 donne. Non è vero che le donne erano di più, anche se il record appartiene a una certa Francesca Bonafò, che morì nel 1858. A 98 anni. E infine, tra le tante particolarità dell'indagine fatta, che vi prego trovate con molto più dettagli negli atti, i libri mortuori, le registrazioni funerarie, documentano le stesse volte la perdita di figli negli stessi nuclei familiari, molti fratelli e sorelle, che non si sono nella chiesa. E soprattutto evidenziano una caratteristica molto importante, cioè la volontà di morti o sanguigni di ritrovarsi tutti assieme nello stesso luogo. Dopo la morte. Questa volontà, cioè la chiesa era la propria cappella di famiglia in cui si andavano a riunire
si evidenzia tante volte attraverso i libri morfologici. Segnalo tre casi, quello di Vincenzo Cambria e i suoi tre figli, morti per l'età, tutti sepolti nella chiesa tra il 1822 e il 1866. Il caso di Isabella Rodella e i suoi cinque figli, quindi sei esponenti della stessa famiglia, tutti sepolti tra il 1838 e il 1870 nella chiesa dell'Immacolata, e soprattutto il caso più significativo di sei fratelli, tutti sepolti tra il 1838 e il 1870 nella struttura. Uno di questi fratelli era morto nella frazione Acquaficare di Barcellona, molto ma molto distante dalla chiesa dell'Immacolata. Nella frazione Acquaficare erano presenti altre chiese, poteva essere sepolto là. Il fatto di essere stato trasferito per così lunga distanza indica quella volontà, che dicevo prima, cioè di riunirsi con la sua famiglia all'interno dello stesso luogo nell'ultimo viaggio. Quindi la chiesa, almeno da questi documenti, era utilizzata come una propria cappella di famiglia in cui si ricongiungevano tutti dopo la morte. In conclusione, perché il mio intervento, diciamo, forse si è allungato troppo, le indagini, i lavori minimi effettuati che avete visto, descritto sinteticamente, hanno consentito di far fluire due testimonianze di un'antica consuetudine funeraria con la quale si accompagnavano visivamente i defunti attraverso gli stati di distorcimento, identificazione del cadavere nel loro viaggio verso le carità. Questo senso comportava da prima l'esposizione seduta dei cadaveri nelle miti volatori, la seguente espulsione dei libri e, dopo l'accantonamento delle parti di prescindere, la traslazione dei resti dei composti in essa. Le pratiche religiose votive e scatologiche che sono state accettate all'interno dei punti d'aria prevedono la celebrazione di funzioni commemorative attraverso l'altare, fatto vedere prima, e l'esposizione delle lucerne accese. Le due lucerne che sono state rinvenute erano presenti ovviamente una ai piedi di una nicchia e un'altra su una delle mensole che caratterizza uno dei due punti d'aria. Le consuetudini invece funerali che ho accennato prima si spiegavano attraverso la deposizione dei resti scheletrici, l'uso di palo per il continuo trasporto dei cadaveri e il posizionamento dei testi nei defunti sono le sporcenze che sovrastavano i sepolcri. Inoltre, le generalità dei defunti e i reperti antropologici recuperati testimoniano, tranne alcuni casi molto rari, come avete visto, il basso centro sociale di riferimento e l'essenzialità delle sedi. Quindi la struttura sociogeografica dei sepolcri, connessa con l'ambiente funerario, con le testimonianze antropologiche recuperate, ha quindi non solo permesso di restituire direttamente e intuitivamente chiavi di lettura articolate sulla pratica funeraria utilizzata, sull'entità storica e storica degli ipocei, ma anche consentito di percepire il contesto bioculturale di riferimento. Invito tutti gli appassionati di questo cruce, diciamo, ma comune un tema che questo fa turismo, anche queste culture, a visitare le lettere che voi facciamo la posta di volta e approfondire le indagini che ho sommariamente accennato e diciamo, un po' selezionato in questo mio contributo all'invito del mio saggio che è stato pubblicato negli anni. Grazie.